Oggi parliamo della Yashica FX Super 2000, FX3 Super 2000, perché cercavo un corpo che fosse manuale per montare le ottiche Yashica che abbiamo visto sulla, sull'altra macchina, la 167, di cui vi lascio il video qui sopra. E, bene, la Contax costruiva una macchina meccanica, la S2, particolarmente costosa ancora oggi sul mercato dell'usato. Però la Contax aveva fatto una partnership con la Yashica e fondamentalmente la Yashica monta la stessa baionetta della Contax e la giapponese Yashica cominciò a produrre macchine fotografiche completamente manuali e che potevano accogliere appunto queste ottiche Contax, quindi ottiche Zeiss con il rivestimento T-Star particolarmente interessanti. Poi, per la verità, le ottiche Contax gliele produceva in realtà la Yashica, tant'è che se leggiamo sotto le ottiche andiamo a vedere che c'è scritto Made in Japan e non Made in Germany. Quindi fondamentalmente la Yashica produceva sia le sue ottiche che le ottiche Contax, e la baionetta è chiamata appunto CY per significare che è una baionetta condivisa Contax Yashica. Bene, la FX3 era una macchina fotografica introdotta nel 1979, completamente meccanica e con questo attacco appunto, e aveva determinate caratteristiche. Chiaramente il corpo non era come quello della costosa S2, che in ogni caso fu prodotta più avanti con il corpo in titanio, insomma un po' particolare, però faceva abbondante uso di plastica e metallo, ma era un'ottima macchina fotografica con i tempi che andavano fino a un millesimo di secondo e così via. Più avanti quella macchina fotografica, la FX3, fu aggiornata con la FX3 Super, dove fu introdotto una sorta di grip, fu portato l'esposimetro non attivato dietro da un pulsantino, fu portato dentro il mirino attivando la leggera pressione del tasto, e qualche piccola miglioria non particolarmente, particolarmente di rilievo. E soltanto più tardi, nel 1986, fu prodotta poi la FX3 Super 2000, dove 2000 no, chiaramente non stava per l'anno 2000, ma perché fu portato il 2000esimo di secondo. All'epoca già cominciavano a uscire ottiche particolarmente luminose, quindi un 2000esimo di secondo sembrava un tempo abbastanza elevato per tutte le ottiche. Fu mantenuto l'esposimetro nel tasto, a differenza di quello dietro che veniva attivato appositamente. Veniva alimentato con una normalissima pila LR44. Con queste pile appunto LR44 qui sotto, l'autoscatto, e soprattutto poi fu portata ISO fino a 3200 da 1600, quindi fu estesa la gamma degli ISO. La macchina nella forma ricordava la Nikon FM, che erano in voga in quel periodo, molto semplice: leva di carica, tempi, impostazione degli ISO qui sui tempi sollevando la ghiera, scorrimento delle tendine metalliche a scorrimento
verticale e nient'altro. Nel mirino si possono vedere i tre LED di sovra, sottoesposizione e corretta esposizione. Autoscatto, non c'è sollevamento dello specchio e non c'è controllo della profondità di campo, veramente essenziale. Però questo era l'obiettivo ML 50 mm 1.9, che non è obiettivo yashica, però su questa baionetta si possono montare le ottiche Contax su tutte le FX3. Ah, poi fu mantenuto il grip, anzi fu leggermente rivisto in maniera, diciamo, migliore. Quelle che si trovano oggi sul mercato sembrano abbastanza distrutte, perché la pelle viene abbastanza via, cioè la pelle, i rivestimenti, che non è pelle ma è simil pelle, sono abbastanza distrutte, anche se si possono acquistare su eBay e rimontare abbastanza facilmente. Soprattutto però li ho visti per la FX3, non per la FX3 Super 2000. Comunque la macchina generalmente era una macchina entry level, che è stata fu prodotta in numerosi esemplari e fu uno dei cavalli di battaglia. Io ricordo che quando questa macchina uscì, anche negli anni successivi, era sempre una delle più desiderate, perché anche tutto sommato abbastanza economica, però fa veramente il suo lavoro molto molto egregiamente. Quindi la possibilità di montare queste ottiche Contax, come quella che vediamo qui, e qui vi dicevo Made in Japan, infatti qui c'è scritto Made in Japan. E questo è il 28 mm 2.8 della Contax, della serie MM, quindi è possibile montarlo, come dicevamo nell'altro video, sulla 167 mm a priorità di tempo. Quindi questo obiettivo può essere montato su questo corpo molto semplicemente. Quindi la baionetta è la stessa, leviamo il 50 della yashica e ci mettiamo il 28 della Contax. Quindi questo è il 28 Contax sul corpo della yashica e funzionerà perfettamente. Quindi questo è, diciamo, la mia ricerca era volta ad avere un corpo totalmente meccanico che permettesse di accettare le ottiche Contax, perché, come dicevamo, le macchine Contax, a parte la S2, sono ricche di elettronica, mentre diciamo, la S2 è un prodotto decisamente costoso. Ora, le ottiche Contax sono decisamente delle grandi ottiche, però avere la possibilità di avere un corpo meccanico non è male, perché insomma ci dà una certa sicurezza. Fra i corpi Contax, direi che più convenienti, migliori, sono principalmente due: sono la 167 MT, che ha decisamente una discreta elettronica dentro, e sicuramente la Aria. Come possiamo vedere, la 167 è una macchina decisamente più grande della piccolina yashica FX3 Super 2000. È sicuramente un bel corpo e fatto bene questo della 167, come dicevamo, ne abbiamo già parlato, però la FX3 Super 2000 è
è anch'essa una buona macchina. Forse meglio ancora è la FX3, ma per la particolarità di avere il pulsante qui per l'esposimetro, e perché purtroppo questo pulsante di scatto è abbastanza sensibile, quindi si rischia sempre di scattare la foto quando si vuol prendere l'esposizione. E questa è un po' la storia di queste due macchine fotografiche. Adesso ho scattato anche un po' di foto con la FX3 Super 2000 con ottiche Yashica, e anche ho utilizzato un 400 Tokina con attacco Yashica, che mi ha veramente sorpreso. Un'ottica veramente da poco prezzo, ma veramente secondo me ben costruita. Questo è appunto il 400 Tokina. Non sono proprio un amante di queste ottiche lunghe, ma è una di quelle ottiche che si trova talmente a buon prezzo che onestamente vale la pena provarla. E questa secondo me è una buona ottica, nonostante che io non avessi mai utilizzato un Tokina prima, ma sapevo che ve ne sono sul mercato di veramente ottiche, di veramente ottime e non ottiche, e quindi diciamo che l'ho presa più che altro ingolosita dal prezzo economico e dal buono stato dell'ottica. E questa attacco, appunto, attacco Contax. E l'ho provato sulla FX3 Super 2000 insieme appunto al 28 mm. Bene, direi che vi ho raccontato un po' la storia della Yashica e delle sue vicissitudini insieme alla
alla Contax e al fatto che è una macchina meccanica che accoglie ottiche Contax. Noi ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere cosa ne pensate. E non dimenticate di lasciare un like e un commento. E chiaramente, se vi fa piacere, iscrivervi al canale. Ciao!